È tornato a riunirsi il Consiglio metropolitano della città di Firenze. L'assemblea, convocata dal sindaco Dario Nardella nella sala 4 stagioni di Palazzo Medici Riccardi, ha preso in esame 15 punti, tra i quali un accordo tra la Camera di Commercio di Firenze e la città metropolitana di Firenze per la diffusione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. L'accordo tra la città metropolitana di Firenze e la Camera di Commercio di Firenze si basa sugli obiettivi di gestire correttamente i rifiuti prodotti dall'ente in proprio. Noi non abbiamo più l'ufficio ambiente perché con il riordino delle funzioni tutta la parte ambientale è passata in regione, quindi abbiamo bisogno di un supporto e di formazione per i nostri dipendenti in modo da dare seguito alle corrette pratiche ambientali che tra l'altro abbiamo sempre stimolato per tutti gli enti. Questo è un accordo che potrebbe servire anche a molti comuni, in particolar modo ai medio piccoli dell'area fiorentina, perché si basa proprio sul concetto di preparare in continuità i dipendenti a gestire tutte le tipologie di rifiuto che, come si sa, sono regolate da una normativa molto complessa. L'accordo è poco oneroso, sono in tutto in due annualità 5.000 euro per la città metropolitana di Firenze, e lo facciamo con la Camera di Commercio di Firenze perché è un ente che ha proprio il compito anche in materia di rifiuti di dare supporto alle piccole e medie imprese, e dunque anche la città metropolitana nel caso della produzione dei rifiuti si configura come una media impresa.